Ciao a tutti ragazzi e ragazze, oggi voglio parlarvi di una novità che mi riguarda perché ogni tanto nella mia pagina Facebook farò delle dirette web radio. Mi appoggerò ad una piattaforma web proprio che permette la possibilità di parlare tramite un link, quindi fare una diretta con un link associato che questa piattaforma si chiama appunto Spreaker. Quindi ogni tanto o di sera o di pomeriggio farò mezz'ora di diretta o anche un'ora tranquillamente e parlerò di libri, di novità, di recensioni, di impressioni a caldo di un libro che ho appena letto, eccetera. Quindi oltre al mio canale avrete la possibilità di parlare con me, di dialogare, purtroppo tramite commento sotto una foto che metterò apposta per commentare la diretta insieme a me. Però è un modo un pochino più interattivo rispetto al classico video dove voi non potete scrivermi in diretta e parlare con me. È come se fosse una specie di hangout su Google, non mi vedete a me però ascoltate la mia voce. E ho fatto già due volte questo esperimento, è andato benissimo e allora lo voglio condividere con voi che mi seguite anche qui sul canale. Sotto nella descrizione c'è il link della mia pagina Facebook e vi anticipo un po' prima quando ci sarà la diretta. Se vi va di partecipare, io sono contentissima. Questa è la foto che metterò, questa dietro le mie spalle, è la foto che metterò ogni volta che ci sarà una diretta e sotto potrete commentare, io leggerò le vostre domande al momento e risponderò, ecco, dialogherò con voi. Se volete, già nella mia pagina ci sono due link dei podcast fatti ieri sera e sono andati veramente benissimo. Un'ora di diretta, mezz'ora e mezz'ora, perché l'unico limite è fare solamente mezz'ora, però si chiude il sito, si riapre, si parte una nuova diretta, un nuovo link, cliccate e ascoltate tranquillamente me che dialogo con voi, parlo degli ultimi libri letti, eccetera. Il mio canale ovviamente ci sarà sempre. La prossima settimana cercherò di fare, che sto anche cercando lavoro, quindi mi sto dedicando a questo e anche ai miei amati libri in lettura ovviamente, però e cerco di conciliare le varie cose. La prossima settimana troverete la video recensione di Obsidian, di un estratto del libro di Elisa Semore, dopo ve ne parlerò meglio nel prossimo video dedicato proprio a lei e alle nuove uscite grazie alla casa editrice Nord, e Città di Ossa, Inferno e tante altre letture che farò ovviamente in questi giorni. La video rubrica degli acquisti mensili la troverete a fine mese e dopo continuerò ovviamente con le video recensioni e tutte le rubriche che faccio qui sul mio canale e anche sul mio blog. Quindi Book Lovers 1 approda anche in radio, una diretta web radio, e quando la farò vi farò sapere, appunto vi metterò il link nella mia pagina Facebook. Quindi l'unico modo per sapere quando sarò in diretta è seguire la mia pagina Facebook. Si parlerà ovviamente di libri, di tutto ciò che riguarda anteprime, novità, recensioni, domande personali, perché mi piace il fantasy, perché qual è il tuo libro della saga di Harry Potter preferito, faccio degli esempi così, eccetera eccetera. Quindi ci sono queste nuove opportunità di dialogare con voi, di parlare. È stato ieri sera, l'ho fatto, è stato un esperimento che ha avuto molto ma molto successo e è stato anche un modo per tenere compagnia. Ad esempio una mia amica stava facendo i compiti di fisica, ha detto grazie che mi fai compagnia, ecco, quindi anche una mezz'oretta da passare insieme per parlare di questa mia immensa passione con voi che mi seguite sia sulla pagina Facebook che il blog, che sia sul blog e anche qui. Quindi ne approfitto con questo video dedicato a questa novità della diretta web radio per invitarvi a seguirmi anche sulla mia pagina Facebook, perché è da lì che saprete ogni volta quando farò la diretta, o dopo pranzo o di sera dopo cena. Quindi ecco, cercherò di conciliare un orario. Comunque ieri l'ho fatta dalle 9:30 alle 10:30 ed era molto seguito perché c'erano tante persone online su Facebook e ho notato anche sulla pagina mia proprio dei libri. Quindi io vi invito a mettere mi piace alla mia pagina in modo tale da sapere quando ci sarà il link della diretta. Io vi ringrazio di cuore, sappiate che ci sono tante novità in arrivo, tante video recensioni
Il tempo io ce l'ho per leggere, però come vi ho già detto sto anche cercando lavoro, quindi mi barca meno tra queste due cose, cercando di trovarlo ovviamente e anche conciliando la mia immensa e grande passione per la lettura. Ho questi due libri ancora, li ho quasi finiti, però ce li ho ancora in lettura perché leggo un po' più piano in questo mese, proprio perché ecco, ho quest'altra questione da fare, da risolvere, se si spera, con questi tempi di crisi. Che non aiutano per niente a trovare lavoro. Quindi, Obsidian e Città di Cenere. Shadowhunters, siete andati a vederlo al cinema? Shadowhunters, scusate. Siete andati a vederlo al cinema? Io ci sono andata, mi è piaciuto tanto. Poi ve l'ho detto anche nell'altro video. Però vabbè, ecco. Quindi ci sono tante cose di cui parlare insieme e questa è la novità più grande, che vi avevo detto che c'erano dei progetti nuovi. Eccola qui. Book Lover sono in diretta radio web. Chi vuole seguirmi, l'importante è che mettiate mi piace alla pagina Facebook semplicemente per sapere e soprattutto cliccare sul link della diretta, perché non lo posso scrivere qui su YouTube, dato che mi appoggio sulla mia pagina Facebook per far sapere a tutti quando andrò in diretta. Tutto qui. Io vi ringrazio di cuore e ci vediamo alle prossime video recensioni. Ciao a tutti e buone letture!